Gemma Galgani in passato è stata sposata, la famosa dama di Uomini e Donne, infatti, ha un ex marito importante, chi è? La conosciamo tutti come la dama più famosa di Uomini e Donne, le cui sofferenze d'amore incuriosiscono il pubblico da tantissimi anni, ma non tutti sanno che Gemma Galgani in passato è stata sposata e il suo ex marito è una persona importante. Ma perché si sono separati tempo fa? La Galgani ormai è nota per le storie avute negli anni con i vari cavalieri di Uomini e Donne che di volta in volta ha conosciuto. La relazione con Giorgio Manetti anni fa aveva emozionato non poco il pubblico del programma di Maria De Filippi, la dama non parla spesso del suo matrimonio passato, eppure l'ex marito è una persona importante. Gemma Galgani è stata sposata, chi è il suo ex marito? Gemma Galgani si è sposata quando era una giovanissima ragazza di 22 anni, era il 1972 quando la dama di Uomini e Donne è convolata a nozze con una persona molto importante di Torino, città in cui è nata e ha sempre vissuto. Il suo ex marito è Francesco D'Acqui, figlio di un armatore torinese proveniente da una delle famiglie più in vista di Torino, con origini nobiliari. Quando erano giovani la coppia, presa dall'amore, scappò assieme per allontanarsi dalla famiglia di lui, che non vedeva di buon occhio la loro storia. Tra l'altro il ragazzo si sarebbe dovuto sposare con un'altra donna. Il matrimonio tra Gemma Galgani e Francesco D'Acqui è durato solo 180 giorni per una ragione ben precisa. È stata proprio Gemma a raccontarlo anni fa, spiegando che tra lei e il suo allora marito finì perché lei non accettava l'idea di essere mantenuta dalla famiglia di lui, voleva essere una donna indipendente. Io ero giovane, sentivo di avere in mano le redini della mia vita e volevo dimostrare chi ero, che cosa valevo, questo quanto raccontato più volte da Gemma Galgani. La giovane coppia aveva vissuto per un periodo a Genova, in una casa che apparteneva alla famiglia di lui. La coppia comunque pare che non firmò le carte del divorzio per oltre 20 anni, i documenti furono ultimati quando D'Acqui si è dovuto risposare con un'altra donna, con la quale poi ha costruito una famiglia. Gemma, dunque, ha alle sue spalle questa storia d'amore ricca di passioni ma anche di tormenti. Negli anni ha poi avuto molte altre relazioni, alcune delle quali nate proprio a Uomini e Donne.